Il bentornato, oggi lo diamo a Franco Perini, sindaco di Casalmor, di nuovo negli studi di Temporadio. Bentornato sindaco. Grazie, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Allora, ricordiamo alcune delle coordinate per interagire, il numero per mandare sms e messaggi WhatsApp che è il 338 17 19 105, per telefonarci il numero è lo 0376 63 1709. La mail diretta @temporadio.it. Vi invitiamo a usare Facebook, anche la pagina quella del Gazzettino Nuovo e Temporadio, sulla quale siamo in streaming, quindi ci potete scrivere e seguire al tempo stesso. Allora, cominciamo con un evento. A parte, facciamo i complimenti perché Italia, nazione rugbista, visto che comunque facciamo parte della, sì. Prendiamo sempre il cucchiaio di legno, però fa lo stesso, sì, insomma, sì. Comunque un giorno riusciremo a non prenderlo, e poi comunque abbiamo battuto la Francia, questo abbastanza diverse volte, questa sì, è la cosa più importante per noi italiani, poi il resto vada. E una squadra di rugby, tra l'altro, ha deciso di venire a Casalmor, ho detto... Sì, allora già alcuni anni che il rugby Asola... che a suo tempo era in cerca di una struttura, l'ha trovata a Casalmor, vi è andato un bel campo, un bel spogliatoio, cioè un bel ambiente sul quale hanno sviluppato un bel percorso. Adesso, per significare ancora più quello che è il loro lavoro, hanno modificato il loro nome, quindi dando anche un'estensione di quello che è il loro territorio, no? Cioè, che scriviamo Rugby da Chiesa, quindi hanno modificato il loro nome in Rugby da Chiesa e hanno portato la sede dentro la struttura che le ospita lì a Casalmoro. E per rimarcare ancora di più il loro impegno, perché sono bravi ragazzi, si impegnano non solo nello sport ma anche come sociale, sono veramente bravi, organizzano assieme alla Proloco di Casalmoro nel periodo 19, 20, 21, 26, 27 agosto, quella che era la tradizionale festa della birra, che di solito veniva fatto a luglio, ma la fanno in questo periodo e gli danno un nome un po' più come si dice, un po' più giovane, no? Lo chiamano Rug Beer Sound Fest, no? Proprio per andare così a caratterizzare che sarà la musica quello che è il tema portante della festa, quindi sempre con gruppi, DJ, insomma, per dare un impulso. Rugby. Diciamo come si scrive, perché non ce ne vogliono quelli di lingua inglese, ma delle volte con la vostra lingua si fa confusione veramente. Rugby sound fest. Bello. Ecco, no, mi piace insomma sottolineare questa cosa, perché sono ragazzi che meritano, e anche questa festa sicuramente è un momento di coesione e condivisione anche con tutte le persone, quei giovani e anche col paese, ce ne sarà per tutti, ecco, in questa circostanza. E quindi ripeto la data, che è 19, 20, 21 e 26, 27 agosto lì nella zona del centro sportivo. Per cui appunto appuntamento, possiamo ripetere la data? 19, 20, 21 agosto e 26, 27 agosto. 26 e 27 agosto, allora, campo sportivo, centro sportivo di Casalmoro, quindi facile da trovare, insomma, tanto per intenderci. Dunque, vediamo un attimino poi di parlare anche nel frattempo di lavori pubblici, anche Casalmoro, sì, comune in piena attività, insomma. Sì, ma proprio oggi, cioè abbiamo iniziato già da una settimana, proprio oggi stiamo procedendo agli asfalti, di un bel intervento che è in collaborazione con la parrocchia, che diciamo che sono collaborazioni che sono utili sia dal punto di vista ovviamente economico, ma questo è, ma anche dal punto di vista umano, cioè condividere i progetti è sempre bello. Stiamo procedendo a una asfaltatura oltre che del piazzale della chiesa, anche di un'altra area adiacente sempre della parrocchia, nella quale ricaveremo sia un parcheggio e ricaveremo anche uno sbocco di via Disciplina, per chi è Casalmoro insomma sa cos'è, e creando un senso unico, andando a risolvere comunque un problema
viabilistico, perché questa via in doppio senso usciva su un angolo un po' pericoloso. Quindi noi ricaveremo una nuova via, una nuova uscita di questa via su via Piave, mettendo a senso unico e creando anche un nuovo parcheggio, poi abbellendo anche un po' tutta l'area, siccome che poi è un'area centrale del paese, sicuramente anche l'effetto visivo ne guadagnerà, ecco. Se vuole vado avanti, cioè poi... No, ecco. Era molto interessante, mi ricordo ne aveva parlato la volta scorsa, esatto. Che diceva che anche suggestivo il passaggio attraverso gli alberi. Sì, ma guardi, io adesso ho visto, mentre stavano lavorando, perché sono saltando, che hanno preparato tutto il fondo, i cordoli, eccetera, in più ci siamo detti, dal vivo è molto più bello rispetto a quello che avevamo visto predisposto sul disegno, no? Cioè è molto bello anche... dal punto di vista così proprio paesaggistico sì. Suggestivo fondamentalmente, suggestivo, proprio. Sì. Altri lavori? Vuole che le leghi i messaggi? Come avevo detto l'altra volta, adesso siamo già pronti per partire con la ristrutturazione anche lì del vecchio municipio, una piccola sistemazione, ma anche una tinteggiatura e di quel piccolo manufatto della Pesa, no? che è il piccolo manufatto storico dove una volta veniva collocata la Pesa. Adesso abbiamo tutte le autorizzazioni, abbiamo già consegnato i lavori, siamo in attesa di partire. Io penso la settimana prossima che partiremo con le impalcature. Ecco. E dopodiché, sempre dietro al municipio, ricaveremo un passaggio ciclopedonale, andando a estendere quello che sono i passaggi in sicurezza per pedoni e biciclette, sempre per cercare di evitare quell'angolo un po' più pericoloso. Certo. Vorrei mandare un saluto a Franca, il quale dice: guardi che arrivano dai paesi confinanti, lei dice anche quali, io preferirei non dirlo per non offendere nessuno, e buttano i sacchi di immondizia da noi. Tanti dicono: guarda, sì, che arrivano da fuori. Allora, questo è un problema che ne abbiamo già parlato tante volte. Questo è difficile andare a circoscrivere questo tipo di problema, perché comunque è un problema di maleducazione, cioè sì. È chiaro, no? Ecco, noi dove grazie ai volontari, che non mi stancherò mai di ringraziare per il lavoro che stanno facendo, ogni tanto andiamo a ripulire dove li troviamo, anche i nostri operai mano a mano quando ne trovano cerchiamo, ripuliscono, ecco. Diciamo che con l'azione che facciamo, fortunatamente non sono molti quelli che ci sono in giro, perché come li troviamo li spostiamo, però combattere la maleducazione è molto difficile. Al giorno d'oggi non è più neanche solo un problema di maleducazione per i rifiuti, cioè io vedo purtroppo che c'è una maleducazione diffusa e non riusciamo più a meravigliarci. Tanto non si capisce per quale motivo, perché poi gli stessi cittadini magari vanno in Inghilterra, eccetera, e rispettano tutte quante norme. È di l'altro ieri. Secondo me è un problema di esempio. No? Noi a Casalmoro un po' di risultati li abbiamo ottenuti. Abbiamo ottenuti lavorando sul decoro urbano, tenendo in ordine un po'. Ecco. Non è in assoluto, perché purtroppo certo. A me proprio fa molto molto dispiacere vedere tutti gli sforzi che facciamo per tenere il decoro urbano e poi trovarmi cartacce, bottiglie sotto il cestino, cioè questa cosa a me fa veramente veramente dispiacere e mi fa imbestialire, se proprio devo essere sincero. Certo, noi abbiamo ragione a arrabbiarci, però dovremmo anche guardarci allo specchio. Due giorni fa si è innescata una polemica in Belgio perché hanno fatto dei manifesti in cui appunto si invita a non buttare immondizia nelle piazzole dell'autostrada, eccetera, e la cosa curiosa è che c'è un maiale che butta un sacchetto di immondizia ed è a bordo di un'auto italiana che è la Fiat 500 degli anni 60-70, quindi è inequivocabilmente un'auto italiana. Insomma, lì si è innescata la polemica, però obiettivamente poi La cosa mi sembra anche che nel tempo sia anche peggiorata, devo essere sincero. Io non ricordo una volta ci fossero tutte queste, qui da noi, questo degrado qui. Non so dire i motivi. Insomma, noi come amministrazione cerchiamo di tenere pulito, di intervenire. È chiaro che
Tante volte la gente dicono: ma le telecamere, guardate qui, perché non le vede. Cioè, è chiaro che non ci può essere una guardia per ogni cittadino, certo. Cioè, altrimenti diventa altro che stato. Però i cittadini possono guardare. Però ovviamente noi abbiamo anche un'app che consente di fare delle segnalazioni. Ultimamente ne stanno arrivando poche. Si chiama Comune di Casalmoro. È un'app che dà diversi servizi, tra i quali c'è anche questa possibilità di fotografare e mandare una segnalazione geolocalizzata che ci arriva direttamente in comune. Per cui insomma alcuni sistemi c'è. È chiaro che io chiedo la collaborazione anche dei cittadini, perché è strano, no? Spesso quando si è così in pubblico ci si lamenta di questo, quell'altro, eccetera. Nessuno, o pochi, o raramente, vanno a denunciare il fatto, a dichiarare il fatto facendo nome e cognome. Quindi se da una parte c'è questa, questo senso di dire ma non si può, e dall'altra parte c'è un senso di omertà e di paura andare a fare nome e cognome delle persone, perché non ci si vuole scontrare, no? Cioè, certo. Quindi il vigile, le forze dovrebbero direttamente andare là loro a contestare una cosa che non sanno, che non hanno visto, perché nessuno poi vuole inimicarsi la persona, vuole, cioè, io direi che dobbiamo smettere con questo paura di dire le cose giuste. Non è una spia, no? Cioè, succede la spia, no, se uno fa una cosa sbagliata, è sbagliata, è sbagliata, che sia tuo amico, che sia tuo nemico, cioè non la deve fare, perché se tutti andassimo su questo ordine di idee, che quindi dobbiamo tutti rispettare le cose, allora penso che un po' cambierebbero le cose. Sicuramente. No? E invece uno si gira dall'altra parte quando vede qualcosa. Allora, vediamo. Sindaco Perini, servizio civile, quando il nuovo bando, chiede Michele anche. Se lo sa. Allora, io non lo so perché sono date sballate, però non siamo noi che stabiliscono le date, per cui noi adesso abbiamo girato, abbiamo due ragazze nuove, però cioè, inviterei a verificare sul sito del comune sicuramente per quando facciamo, ecco, quando usciranno le date, però sinceramente io non so, perché sono date scaglionate e poi c'è il servizio civile, garanzia giovani, insomma ci sono diverse proposte per i giovani, infatti, ma noi cerchiamo insomma sempre di dare opportunità nuove. Mi incuriosisce, ci sono diversi messaggi nei quali chiedono delle cose, adesso vediamo. Sì, adesso noi abbiamo appena iniziato con due figure nuove, però sinceramente adesso le nuove date c'è un sito internet, no, comunale, quindi si può. Sì, sì, sì. Sindaco Perini, il consiglio comunale è in streaming, le chiedono? No, non è in streaming. Poi però scusate, se va bene lo streaming, però se venisse anche qualcuno perché a meno qualche persona non sarebbe male, perché le purtroppo chiedono un po'... se ci sarà lo spiedo, invece qua siamo alla Rugby Sound Fest. Ma adesso io nel dettaglio del menù i ragazzi dicono che comunque sarà un menù che andrà a ricalcare quello sicuramente che è la nostra tradizione, che è sempre fatta di salsicce e cose del genere, però avranno anche un aspetto, anche un occhio anche per quelli che sono i vegetariani, mi dicono, perché faranno anche un menù con taglioline alle verdure, quindi vorranno un po' soddisfare un po' tutte le esigenze. Poi lo spiedo in sé, penso che i dettagli insomma usciranno un po' più avanti, perché il programma e la locandina è proprio venuta pronta così all'ultimo momento, cioè perché quello che è proprio tutti i partecipanti, tutti gli eventi ha richiesto un po' di tempo, e quindi la locandina è venuta pronta proprio ieri, e quindi adesso questi dettagli, anche perché insomma lascio fare ai ragazzi insomma queste cose, più avanti poi usciranno tutte le notizie. Poi, altro messaggio: Casalmoro ha speso migliaia di soldi per le telecamere, eppure la maleducazione rimane come i ladri. Qua, appunto, Allora, come i ladri, consentitemi di dissentire. Come i ladri, no. Come i ladri, no, assolutamente no, perché se a qualche anno fa c'erano alcuni eventi
malavitosi, qualcuno resta anche adesso, pochi, perché devo essere sincero, se facciamo il paragone con quello che succede da altre parti, sono pochi, vengono pressoché tutti identificati. Anche un recente, un mese scorso, una persona che ha tentato una truffa di rubare una catenina a una signora, sì, davanti alla banca, è stata, sì, è stata individuata, catturata, colta in flagrante e è stata condannata per direttissima e anche al risarcimento del danno. Per cui questo non è assolutamente vero. Io non consento che si dicano cose per così, per sentito dire, tanto per dire, questo non è assolutamente vero. C'è la gestione delle telecamere, come altre volte ho avuto modo di dire, non è che ci salva da qualsiasi cosa, però è un grande presidio, è un grande aiuto e ha ridotto di molto quelle che sono le azioni criminali e soprattutto sono quasi sempre individuate. Poi è chiaro che noi non è che possiamo mettere tutti i giorni cosa facciamo con le telecamere, perché certo, o capiamo che la privacy ha una sua logica, che non è quella per cui viene spesso paventata, ma però ha una sua logica, nel senso che le azioni vengono rilevate dagli agenti di, in primis di polizia locale, in base a sanzione, rilevamente dai carabinieri. Non di rado arrivano richieste anche di comandi di stazioni carabinieri anche di altre zone. Perché? Perché l'ausilio che diamo su quelle dell'individuazione dei malviventi è molto molto è importante. Molto importante. Le chiedono che cosa sia la dote comune. Questo, la dote comune è come si dice, è un'azione di quelli che sono i servizi sociali, quindi fa parte di alcune azioni di cui se ne occupano i servizi sociali. Quindi se qualcuno è interessato a questo, io li invito a venire in comune, andare a parlare con Silvia, che segue la segreteria sociale, e gli spiegherà tutte le opportunità che hanno. Allora, vediamo un altro messaggio ancora. Dunque, oltre alla dote comune, dice: non faccio in tempo per i contributi per le associazioni, la prossima domanda quando andrà presentata? Anche lì, ripeto, se lo sa il sindaco, più o meno. Allora, il contributo per i comuni è il 31. Il bando, noi facciamo un bando annuale. 31 per luglio? 31 luglio. Mm. Un bando annuale per quelle che sono tutte le nostre associazioni di Casal Mori. Il prossimo bando evidentemente sarà nel 2017. Quindi 31 luglio 2017? Beh, dipende da quando. Comunque di solito sono annuali e quindi adesso in funzione di quando riusciamo a fare il bilancio per disporre i fondi e fare certo, il bando, quindi generalmente è in questo periodo, insomma, adesso la data esatta più o meno tutti gli anni non è sempre uguale. Comunque entro 31 luglio c'è tempo ancora, cioè volendo oggi cos'è, 28? 28 luglio, sì. Ecco, tra oggi e domani, insomma, se presenta la domanda, poi se ci sarà da fare qualche integrazione, insomma, però è importante presentare la domanda. Allora, siamo in chiusura, purtroppo abbiamo finito il tempo, le segnalo che anche le segnalano la strada tra Casaloldo e Casalmoro che ha dei problemi, eccetera, le fanno i complimenti, sindaco, vada avanti. Altro messaggio: Casalmoro da sempre vicino ad Asola, addirittura questo lo teniamo per la prossima volta, perché Federico dice addirittura non sarebbe il caso di fare un comune unico, addirittura ne parleremo magari. Sì, perché richiederebbe molto tempo, anche perché alcune gestioni le abbiamo, ma però una cosa voglio dire, la gestione associata e mettere assieme i comuni, cioè a livello delle nostre istituzioni viene fatto sempre un'immagine edulcorata, no? Poi quando si entra nei problemi, nei dettagli, esatto, poi si vede che non è così, perché si fa credere al cittadino che siano tutte rose e viole, non è assolutamente vero. L'accorpamento spesso, più diventa grosso il comune, più aumentano i costi, non è vero che costano di meno, non abbiamo risorse da mettere assieme, quindi. E in più calano i servizi indubbiamente per i cittadini, cioè deve essere chiara questa cosa, però magari ovviamente
richiede un po' più tempo per parlarne. Ecco. Allora, siamo in... Comunque tengo il messaggio così magari ne parliamo una prossima volta, sindaco. Ringraziamo il primo cittadino di Casalmoro, Franco Perini. Grazie. Grazie, grazie a tutti voi.